Pronto? I carabinieri di Torino hanno catturato a Pont Canavese il figlio della vittima, ritenuto l'omicida di Ermanna Pedrini, 64 anni, trovata morta nella sua abitazione, situata in via Ivrea a San Benigno Canavese, nella mattinata di venerdì 16 ottobre. I vigili del fuoco e i carabinieri erano intervenuti intorno alle 10.30, allertati da alcuni parenti. Entrati in casa avevano trovato la donna a terra, in cucina, accoltellata al torace. A terra il coltello insanguinato e chiari segni di colluttazione nella stanza. Sul posto, oltre al nucleo investigativo, è intervenuto il procuratore di Ivrea Giuseppe Ferrando. Ermanna Conciature, la questione delle vostre conciature, e il medico legale in questo momento è dentro, la scientifica dei carabinieri sta facendo i rilievi, è stata accoltellata con più colpi di coltello. Vi sono varie tracce nella casa che riportano a questo fatto di sangue. La signora era vedova, come vi ho detto. Si sta cercando una persona che è fortemente indiziata di aver effettuato questo. Vi sono degli elementi che portano anche a ritenere che ci sia stato anche dei prelievi di denaro e che questa persona che stiamo cercando abbia cercato di allontanare di più il momento in cui poteva essere scoperto il delitto, perché la signora stamattina, essendo parrucchiera, aveva degli appuntamenti e sopra è comparso un cartello che diceva che a causa di malattia fino alle 18 non si riceveva. Quindi le persone che sarebbero venute a prendere dalla signora per farsi i capelli avrebbero letto il cartello dicendo non si sarebbero insospettite del fatto, perché la signora era precisissima, era proprio che al mattino apriva, era molto molto puntuale, quindi tutti si sarebbero stupiti. Allora questo cartello era per mettere in moto il discorso di dire state tranquilli, non è successo niente, sta poco bene, poi in questo periodo di Covid eccetera, sta poco bene, la cautela in più, stiamo tranquilli. I carabinieri si stanno dando da fare tantissimo. Io spero e penso, mi auguro che entro poche ore possa essere risolto il discorso di apprendere e arrestare, fermare l'autore. La morte, adesso il medico legale ci dirà meglio, dovrebbe essere avvenuta all'incirca prima di cena, un orario che deve essere verso le 8. È stato scoperto dai nipoti che non hanno sentito la signora, sono venuti fino a qua, hanno letto il cartello e questo cartello per loro era sospetto, perché anomalo, conoscendo il cugino e basta. È subito apparso chiaro che a compiere il delitto potesse essere stato il figlio. Le ricerche sono iniziate subito, trovato e stato fermato a Pont Canavese.